Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Quest'oggi siamo su una nuova possibile serie. Ovviamente io ho già iniziato a giocarci, ogni cosa. Comunque, siamo su Jurassic World e è un gioco carino che a me piace. Ho visto il film 2 o 3 volte, perciò è un bel po'. Sono appena entrato a giocare, ho raccolto il cibo, ho raccolto le monete. E vabbè, non sono messo abbastanza bene. Come vedete, allora ho il Majungasauro al livello 20, 21. Vorrei portarlo al 30, ma tiene un bel po' di cibo, 800, neanche troppo, però dai, vabbè. Vabbè, il Majungasauro va bene. Poi ho il Carnotauro che è fighissimo e chiede un fottio. Beh, un bel po' di monete, un po' di oro, tipo monete, che ne so, sono abituato su Clash Oro. Poi questo qua l'ho appena portato a livello 18, proprio nemmeno un minuto è passato. E devo portarlo al 20 perché mi serve. Dov'è? Qua, un angolino. Perché mi serve per questo. Per batterlo. Perché ragazzi, per batterlo? Sinceramente non lo so. Ah sì. Perché guardate, lui ha due carnivori. Guardate, guardate. Lui ha due carnivori e uno d'acqua. Cioè un anfibio tipo dovrebbe essere. Sì. E allora per gli anfibi mi serve lo pterosauro, comunque uno comunque che vola, tipo pterodattilo o qualcosa del genere. Per battere i carnivori mi servono gli anfibi. Però io di anfibio a livello alto ne ho solo uno, che sarebbe questo. Perciò io metterei, allora, ascoltate, io metto questo, il tropegnato, che comunque è abbastanza forte, poi metto questo e poi metto il Majungasauro. Combattiamo ragazzi, andiamo all'attacco. Allora, questo qua dovrei devastarlo abbastanza facilmente. Perché è in vantaggio il mio, cioè tipo fa più danno, tipo il doppio penso. Comunque gli aggiungo una certa percentuale in più. Scambio di uno, ok. Sta già cambiando. Se mi attacca con quello però. Scambio di uno con questo. Ok, attacchiamolo. Aveva una difesa, però l'attacco mi sa anche. Sì, ha un attacco. Due non penso. Ok, io direi uno e uno, tutto. Aveva due difese, perciò dovrebbe avere o due attacchi o un attacco. Sempre se vuole attaccare. Ah no ragazzi, ecco infatti si vuole attaccare. Io però ora posso 5 mosse, faccio tutta raffica. Boom, questo l'ho sciotto, vai cavolo. Vai cavolo, vai. Però il Carnotauro è potente, me lo sciotta. Sicuro con un qualche. Avrà tipo 5 colpi. 3. Morto. Vabbè ragazzi, dai. Uno gliel'abbiamo ucciso. Anche lui però ce n'ha ucciso uno. No. Majungasauro. Facciamo uno di questi e due difese. Non voglio rischiare troppo. Infatti lui aveva solo una difesa. Nessun attacco. Strano ragazzi che non avevo nessun attacco. Io direi di provarla. Prova lo spacco. 3 difese. Ok, 2 attacco. Vai, 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 buono, buono. Oh, gliel'ho shottato, raga. Gliel'ho shottato con 2 attacco. Porca zozza. Tocca all'avversario e me lo shottano, raga. Raga, no. Morto. Oh, cavolo. Il tropeognato. È in vantaggio questo qua ha meno vita. Io la provo. Però pure che lui. Che stupido che ha. Ok ragazzi, ok. Abbiamo ucciso. Vai cavolo, abbiamo vinto raga. Abbiamo vinto. Tipo, saranno. Questa qua è tipo la quinta volta che ci provo. Ma intanto mi scrivono su TeamSpeak. Spammano su TeamSpeak. Comunque ragazzi, ho vinto. Ho il labirintodonte. Schiudi. Ok, 3, 17 minuti. Vai ragazzi. L'abbiamo aperto proprio brutalmente. Mi dà anche cash, dammi cash. Give me the cash. Oh, ok.
Un carnivoro 5 volte e ok. Non mi metto a leggere tutti, ragazzi, perché. Migliora l'impianto produzione cibo. Devo essere a livello 10 tra poco, raga. Vedete, livello 10? Penso di fare la missione questa qua, di sfamare il carno. Non il carnotauro. Un carnivoro non significa il carnotauro. Perciò, allora, chi è che sfama lui? Ok, già completata la missione, raga. Grazie a sto amico per l'experience. Oh, livello 10, vai. A livello battaglia 10, questo è forte. Un pacchetto. Mamma mia, quanti soldi, ragazzi. Ok, ragazzi. Mi sta andando bene. Ok. Sta andando abbastanza bene. Sì, dai, questo la metto qua. L'ho messo tutto là. Per quei draghi qui. Draghi, dove i draghi in culo? Perché c'è per tutto, per questi, perciò. Sai che sposto anche questa? Sì, lo sposto, dai, sono gentile. Metto un po' di roba anche a sti dinosaurs qua. Ok. Ok, una nuova missione. Possiedi due fontane. Ok, compra e posiziona un altro piedistallo di Ambra. Ok, compriamo subito. Però dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Qua, 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 qua. Tipo qua. Tipo qua. Ok. Oh, ci sta, ci sta. Ok, ragazzi. Okay. Mi dà il cibo questo, è buono, buono. Guardate, sono quasi a livello 11, dai. Facilissimo così, però. Compra posizione un generatore elettrico. Deve essere a livello 11 per farla. Ok, inizia ad essere più stronzo. Migliora l'impianto di produzione cibo. Faccio subito. 30.000. Ragazzi, potenziamolo per 30.000. E lo gemmiamo pure. Oh, bravi noi. Io l'ho gemmato quando? Io. Ma non è vero, dai. Non dite bugie, che non è vero. Non è vero. E vabbè, raccogli 1.000 monete. Questo è impossibile, raga. Cioè, non è che è impossibile. Cioè, tipo. Perché, tipo, solo il Carnotauro mi produce tipo 2.000. Perciò, vabbè, basta un po' di tempo. Però, dettagli. Che ne dite? No, non possiamo perché mancano i dinosaurs. Ho due rari, raga. Sinceramente, non sono. Ma dovrei migliorarli un po' tutti i draghi, però. E i draghi! Perché i droghi? Vabbè. Comunque, ragazzi. Questo è potente. Mi serve uno di tipo erba. Dov'è? Ah, sì, ce l'ho già, questo qua. Questo è potente. Poi mi serve. Ok, mi serve di nuovo il trupeognato. Possibilmente a livello 20. Poi mi serve ancora, ancora. Mi servirebbe il. Dov'è? C'era qua. Ah. Mi sa che non lo posso usare quello qua. Vabbè, fa nulla, raga. Questo comunque dicevo, il lino. Ah no, il lino, il lino. È questo qua. Infatti, 4 minuti. Comunque sì, questo qua a livello 20. Forse riesco a potenziarlo a livello 30. No, no, troppo complicato. Cioè, non è che è complicato, ci vuole un po' di tempo e cibo. Tanto cibo. Oppure tipo uso quello nuovo. Uso lo stesso. Questo qua uso. Non so come indicarvi, io sto segnando con le dita, ma voi non lo vedete, perciò. Questo qua che ho messo nell'incubatrice. Questo qua. Sì, qua lo potrebbe andare bene. Andiamo a fare. Porca zozza, quanto ci produce, quanto vediamo. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. A testa, però, mi raccomando. Lasciate tanti bei mi piace. Iscrivetevi al canale, condividete il video. Venite sul TS, cioè, sì, venite sul TS, stavolta l'ho detto giusto. Venite sul TS. Ok, la gente mi chiama. I pin in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao.